Può capitare che il dispositivo utilizzato per generare il codice OTP perda la sincronizzazione e non possa più generare codici validi per l'utenza di firma remota associata. In questi casi, in fase di utilizzo di un codice OTP, si visualizza una schermata di errore o il codice non viene riconosciuto come valido dal sistema. Per ovviare al problema, è necessario sincronizzare il dispositivo. In questo video ti mostrerò la procedura completa. Per iniziare, collegati all'indirizzo selfcare.firma-remota.it. Nei rispettivi campi inserisci il nome utente, indicato in fase di attivazione del tuo account di firma remota. In caso di firma remota acquistata tramite CDRL, rivenditore autorizzato da Aruba, oltre al nome utente è necessario specificare il dominio di appartenenza nella forma nome utente firma remota chiocciola dominio. Poi inserisci la relativa password e accedi. Dal menu di sinistra clicca su Sincronizzazione dispositivo. Dall'apposito menu a tendina seleziona il dispositivo da sincronizzare. Nel campo indicato inserisci il codice OTP generato con il dispositivo associato. Clicca su Sincronizza dispositivo per completare la procedura. Si visualizza la seguente schermata di conferma. L'operazione è completata. Qualora la procedura non vada a buon fine e si visualizzi una schermata di errore, ti consiglio di aprire una richiesta di assistenza dal portale assistenza.aruba.it.